Notizie che tutti stiamo aspettando. L'Italia sta cambiando colore, il virus si fa sempre più pericoloso, di fatto spariscono le zone gialle. L'Italia si colora di rosso in prevalenza e di arancione. Guardate le cartine, le mettiamo a confronto al momento. Quella che era la situazione e sarà la situazione fino a domenica, da lunedì, vedete, quello potrebbe essere la nuova situazione del nostro paese. Allora, molte le novità, perché la zona rossa ha delle misure ancora più restrittive. Cerchiamo di capire meglio cosa ci aspetta. Saranno 3 settimane forse. Vediamo con Alessandro. Alessandro. 11 regioni verso la zona rossa, tra cui Lombardia, Lazio e Veneto, 9 in arancione, nessuna in giallo e solo una, la Sardegna, che resta in zona bianca. Sarebbe questo l'esito dell'analisi degli ultimi dati settimanali, da cui emerge una forte accelerazione della curva epidemiologica. Il nuovo decreto legge in vigore dal 15 marzo fino al prossimo 6 aprile dovrebbe prevedere l'ingresso automatico in zona rossa per i territori con più di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Dal 15 marzo al 6 aprile le zone gialle avranno in automatico le regole previste per le zone arancioni, quindi più restrittive. Le regioni in arancione avranno la facoltà di decidere se creare zone rosse mirate laddove ci sia un'incidenza particolarmente elevata. Nella fascia rossa, quella con le maggiori restrizioni, non si potrà uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. Aperti i negozi, tranne quelli di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Chiusi bar e ristoranti e scuole. Chiusi parrucchieri, barbieri e i centri estetici. Altra novità dovrebbe riguardare il divieto di far visita a parenti e amici. Non sarà possibile neanche in 2 persone, come avveniva a Natale. Allora, vedete le città, alcune delle quali andranno in zona rossa. Avete sentito bene, in zona rossa non si potrà uscire se non per comprovate ragioni. E poi ancora chiuse scuole, mercati, bar, ristoranti, anche parrucchieri e barbieri. Poco fa il Premier Draghi ha parlato anche di queste misure. Roberto Chinzari è lì a Fiumicino, dove c'è questo hub vaccinale. Allora Roberto, l'Italia si colora di rosso e di arancione, il segnale che la situazione è davvero molto preoccupante. Sì Alberto, infatti il Presidente del Consiglio qui all'hub vaccinale di Fiumicino ha ricordato come siamo a poco più di un anno dall'inizio della pandemia e la situazione non è certo positiva, perché ci sono 150.000 nuovi contagi nell'ultima settimana e poi i posti ricoverati, le terapie intensive, insomma ci vuole massima cautela. E quello che è stato approvato oggi nel Consiglio dei Ministri sono misure restrittive definite adeguate e proporzionate. Poi ovviamente è un decreto legge, quindi ci sarà l'interlocuzione con il Parlamento, poi la collaborazione con le regioni, ma insomma sostanzialmente l'appello agli italiani è ad avere pazienza. Ancora ha detto ringraziato per l'infinita pazienza, ma queste servono queste misure per evitare ulteriori restrizioni, quindi per evitare, diciamolo, per evitare un lockdown, perché la situazione è difficile e bisogna stringere, anche perché lì c'è l'aspetto di speranza, Alberto, perché c'è un piano vaccinale. Esatto. Roberto, il Premier Draghi ha fatto anche chiarezza su quello che è stato il caso delle ultime ore, la vicenda AstraZeneca. Sappiamo che ci sono stati alcuni lotti bloccati in Europa, anche qui da noi, per presunti casi, ma tutti da accertare, ci sono delle inchieste. Allora, sentiamo cosa ha detto Mario Draghi. Nella giornata di ieri, l'Agenzia Italiana del Farmaco, su richiesta della magistratura, ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni gravi effetti avversi. Il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco, condiviso dagli scienziati, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non ci sia una evidente prova, un'evidente correlazione tra questi eventi e la somministrazione del vaccino. Non c'è correlazione, questa del Premier Draghi, questo dice l'Agenzia Europea del Farmaco. Roberto Chinzari, altra notizia, la Pasqua blindata, l'Italia che si richiude, come già accaduto purtroppo a Natale. Esatto, l'avevamo anticipato, i giorni di Pasqua, Pasquetta e del sabato sarà esattamente come Natale, quindi tutto chiuso. E poi, come abbiamo appena sentito prima, appunto ci sarà una restrizione, quindi sarà più facile entrare in zona rossa e anche le zone gialle sostanzialmente diventano zona arancione. Ma ripetiamo, ci sono 2 elementi in quello che ha detto qui Draghi, cioè da una parte anche il discorso economico. Dalla settimana prossima arriveranno il decreto sostegno, anzi è stato già anticipato, e ci sarà un ulteriore scostamento, quindi ovviamente
ristori, ma anche cassa integrazione, interventi a sostegno contro la povertà e dall'altra parte accelerare sul piano vaccinale. L'ipotesi è triplicare le somministrazioni giornaliere, aumentando i punti di somministrazione, il personale coinvolto e soprattutto l'appello agli italiani, perché insomma tutti insieme bisogna uscire da questa situazione, e l'invito a rispettare appunto il turno, rispettare la fila, quello che ha fatto sostanzialmente il Presidente della Repubblica Mattarella, Alberto. Esatto, allora mancano, grazie Roberto, tre settimane nelle quali, come abbiamo visto, la situazione è quella che stiamo raccontando. Ci sarà la zona rossa nei giorni di Pasqua, il 3, il 4 e il 5 aprile si potrà fare visita a parenti e amici, ma soltanto per un massimo di 2 ospiti per ogni abitazione. Guardate cosa ci aspetta, Alessandro. Sarà una settimana di Pasqua blindata, quella che vivranno gli italiani dal 3 aprile al 5 aprile, come quella dello scorso anno, quando il paese era in piena prima ondata, in lockdown. Il nuovo decreto legge introduce una serie di restrizioni simili a quelle già applicate a Natale. La linea rigorista sul weekend pasquale prevede tutta l'Italia in rosso, da sabato fino a lunedì di Pasquetta. Quindi, indipendentemente dal colore della propria regione, non si potrà andare a fare shopping e anche a mangiare al ristorante o prendere un caffè al bar. Tranne i negozi di beni essenziali, tutto sarà chiuso. Per quanto riguarda invece le visite ad amici e parenti, ci sarà una deroga. Sarà possibile una sola volta al giorno all'interno della regione, massimo 2 persone che potranno portare con loro minori di 14 anni. Milano, Padova, Roma, subito da Luca Forlani. La Lombardia diventa rossa, il governatore dice: spero che questo sia davvero l'ultimo sacrificio. Da te, Luca. Alberto, è il 16° cambio di zona per la Lombardia in 5 mesi. Questo è Corso Buenos Aires, una delle principali vie dello shopping. Tutti questi negozi che vedete da lunedì saranno chiusi, eccetto quelli che vendono beni di prima necessità. Una decisione che divide tra chi la ritiene necessaria e chi invece pensa che è esasperato e che non vuole più sentire a parlare di chiusure. Tra questi ci sono molti commercianti che temono di non riuscire più a riaprire. Nonostante questo, però, a preoccupare sono gli ospedali, dove la situazione è molto difficile. Le terapie intensive hanno superato la soglia critica e, per esempio, nel Bresciano sono quasi totalmente sature. Sì, come dicevi tu, Fontana ha detto: è l'ultimo sacrificio, speriamo, questo è l'auspicio, ma ora c'è davvero tanta paura e tanta preoccupazione qui in Lombardia. Paura e preoccupazione che abbiamo documentato, questo è il tuo racconto, guardate. Tutta la Lombardia si tinge di rosso da lunedì. Il virus sta correndo troppo veloce, gli ospedali sono in affanno e le terapie intensive sotto pressione. Le varianti stanno colpendo molto anche i giovanissimi. Una delle categorie più colpite è quella che va dai 9 ai 18 anni. Se questa deve essere una misura risolutiva, allora è giusto che ci sia. La bambina mi chiede: ma mamma, posso, oggi vado a scuola? E chiaramente questo è un problema. Con il passaggio a zona rossa noi facciamo parte di quelle categorie che purtroppo si fermeranno. Le restrizioni d'arancione scuro non sono riuscite ad arrestare l'aumento dei contagi. Il presidente Fontana ha commentato il passaggio in zona rossa dicendo: mi auguro che sia l'ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini. Credo che faremo tutti molto più volentieri dei sacrifici se si giocasse d'anticipo. Lei è preoccupata per l'aumento dei contagi? Sì, francamente sì, perché poi io non ho ancora fatto la vaccinazione. Io ho 81 anni, non mi hanno ancora chiamato. Questo qua è il mio negozio. Da lunedì dobbiamo chiudere pure il nostro centro estetico. Da lunedì chiusi tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità. Rispetto al passato, Saracinesca abbassata in zona rossa anche per i parrucchieri. Molta delusione. Abbiamo speso soldi per la sicurezza. Le spese continuano a correre. Oggi siamo a venerdì, siamo in centro a Milano e abbiamo un negozio vuoto. Qualcuno mi ha disdetto, perché chiaramente l'incertezza. Nonostante lavoro con visiera, mascherina, guanti, si igienizza sempre tutto, la gente ha paura di venire. Siamo in difficoltà anche economica, non ce la si fa. E quindi in zona rossa chiusi anche parrucchieri e barbieri. Verso la zona rossa anche il Veneto. In diretta c'è Max Franceschelli, il governatore dice: siamo sul filo di lana. La situazione da te. Sì Alberto, per 2 mesi, negli ultimi 2 mesi, i numeri dei contagi in Veneto, così come i numeri dei posti occupati nelle terapie intensive, sono andati progressivamente migliorando, ma adesso questi stessi numeri stanno gradualmente peggiorando e sono numeri preoccupanti, tanto che il Veneto si avvia, come dicevi, verso la zona rossa. Qui siamo in Piazza della Frutta, a Padova, una delle piazze storiche, una delle piazze che tutti i giorni, tutte le sere, sono affollate da migliaia di studenti. Ricordiamolo, Padova è una città di poco più di 200.000 abitanti, ma con un'università tra le più antiche del mondo, 60.000 studenti. Questi tavoli,
Tutte queste attività, qui sono, è pieno di bar, sono solitamente affollate da migliaia di persone tutti i giorni, famiglie e studenti. C'è ancora qualcuno in giro, ma tra poche ore queste piazze saranno deserte. Max, qual è l'umore delle persone del Veneto? Un'altra regione che è stata molto colpita, ricordiamo, anche nella prima ondata e poi nella seconda. Sì, una regione veramente davvero colpita duramente dal coronavirus. L'umore delle persone ovviamente c'è grande rammarico, grande preoccupazione soprattutto per le attività imprenditoriali, per tutte quelle persone che rimarranno ovviamente a casa, per tutti gli studenti che rimarranno a casa, le famiglie che dovranno occuparsene. Però onestamente tutte le persone che abbiamo sentito, che abbiamo incontrato anche nelle attività, sono tutte convinte che si possa fare un ulteriore sforzo a patto di uscire da questa emergenza. E allora vediamo il tuo racconto in questo servizio. Quelli che ne stanno veramente pagando le conseguenze sono i giovani della fascia della pubertà. L'indice dei contagi continua a salire anche in Veneto. La nuova zona rossa comprende tutto il territorio regionale. Questo comporta, tra le altre cose, anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Bisogna restare a casa dal lavoro o dare i bambini ai nonni, che sono sempre un po' la fascia quella meno protetta. In Veneto, dopo che la percentuale di posti letto occupati nelle terapie intensive ha continuato a scendere per 2 mesi consecutivi, adesso il timore di un incremento improvviso ed esponenziale dei ricoveri è assolutamente concreto. Diciamo che questa pandemia mi ha un po' spiazzata, perché io lavoro in bar e sono a casa da... ho lavorato un mese, poi di nuovo non vai a lavorare, poi di nuovo lavori. Ti spiazza un po' la vita, ti cambia i programmi, però se è necessaria per far stare meglio comunque tutti, è un male che posso sopportare. Si guardi attorno, bar chiusi, c'è pochissima gente che sta già passeggiando e camminando, per cui insomma è una situazione veramente disastrosa, ci sta mettendo in una situazione drammatica, io credo. Però se è necessario facciamo un ulteriore sacrificio, voglio dire. Professor Matteo Bassetti, grazie di essere con noi. Allora, questa è la situazione in tempo reale, le misure le abbiamo viste. Lei ha sempre sostenuto, diciamo così, le restrizioni localizzate. Il dato è che mezza Italia è rossa e l'altra è arancione, la zona gialla non c'è più. Dunque bisogna darci dentro con le vaccinazioni. Io mi auguro che la prossima Pasqua, oltre ad essere una Pasqua di resurrezione, sia una Pasqua di vaccinazione, perché se non lo sarà continueremo a essere dietro ad altri paesi. Vede, quello che stride oggi è vedere queste cose dell'Italia, che è stata la prima colpita nel marzo del 2020 di tutti i paesi occidentali ed è l'ultima oggi a uscirne probabilmente, perché quando vediamo le immagini degli Stati Uniti, Biden ha annunciato che al 1° maggio tutti gli americani saranno vaccinati. Vediamo l'immagine dell'Inghilterra, ieri solo 50 decessi in Inghilterra. Vediamo l'immagine di Israele. Ebbene, avremmo potuto esserci anche noi se avessimo lavorato in maniera diversa. Invece ci troviamo qui a fare nuovamente i conti con le zone rosse, con le chiusure, perché non abbiamo fatto i vaccini come avremmo voluto fare. Questo è importante dirlo, perché è giusto che la gente non abbia più pazienza. Speriamo che sia l'ultimo sacrificio. Non si può più continuare a passeggiare con i vaccini, bisogna correre. Ben detto, io un grande applauso dobbiamo fare al Premier Draghi, perché ha detto quello che tutti volevano sentirsi dire. Usiamo le palestre, usiamo gli aeroporti, usiamo le stazioni per vaccinare, i parcheggi. Qualunque situazione va bene, purché si vaccinino 400-500 mila persone al giorno. Professore, ultimo sacrificio, questo dicono i governatori, questo auspichiamo tutti. Quanto dovrà durare quest'ultimo sacrificio se c'è di fatto questa accelerazione sui vaccini? Guardi, normalmente ogni clone epidemico, come quello che abbiamo visto, dura tra le 4, le 6, massimo 8 settimane. Consideri che in alcune aree è già partito da 3 settimane, potrebbe voler dire che alle prime 2 settimane di aprile potremmo vedere un picco intorno alla fine del mese di marzo e vedere una discesa. Però attenzione sempre al discorso che abbiamo fatto con lei tante volte. Non tutte le regioni, non tutte le province hanno un'uguale pressione, certo, sia negli ospedali sia come numero di contagi. Questo è molto importante, perché ci sono aree che sono messe meglio. La Sardegna rimane evidentemente un'isola felice, bianca, diciamo così. Ecco, un'isola felice è un'isola a tutti gli effetti, ma anche altre le cose vanno, non dico che vanno bene, sicuramente vanno, vanno meglio rispetto ad altre, ecco, zone. Le faccio vedere il Lazio, che da giallo noi lunedì saremo rossi. C'è in diretta Ilenia Petacalvina, raccontaci, Ilenia.
Sì Alberto, questo sarà l'ultimo weekend, l'ultimo fine settimana del Lazio in giallo. È molto probabile che da lunedì il Lazio diventi rosso, quindi significa nuove restrizioni, chiusura dei negozi, scuole chiuse. Questo perché? Per limitare la circolazione dei contagi. Contagi che stanno crescendo in maniera esponenziale nelle ultime due settimane. Proprio per questo la decisione è quella di chiudere, per cercare in qualche maniera di mettere al riparo la salita dei contagi. Grazie Elena Petra Calvina, grazie professor.